Buonasera cari ragazzi, abbiamo detto la volta scorsa che nella lezione di ieri abbiamo introdotto il segnale elettrico. Abbiamo visto che il segnale elettrico ha un andamento sinusoidale nel tempo. Ecco, in questa seconda lezione, sempre dedicata al segnale elettrico, vedremo quale sia l'espressione analitica precisa. A proposito, queste lezioni continuano con delle video lezioni che già ci sono e forse sono presenti sul mio canale da credo almeno un anno, quando poi vedremo, dove già si vede il comportamento dei singoli bipoli in regime alternato, comportamento della resistenza, comportamento del condensatore, comportamento dell'induttore. Non avevo fatto invece ancora l'introduzione al concetto di segnale elettrico ex abrupto fin dall'inizio. Diciamo, sono corso ai ripari da ieri con il primo approccio a un segnale elettrico e ora vedremo l'espressione analitica di un segnale elettrico e i tre parametri fondamentali da cui esso dipende. Allora, abbiamo detto che il segnale alternato, quello continuo ovviamente no, ma il segnale alternato dipende dal tempo e vi dipende in modo sinusoidale, è un tipico segnale oscillante. È venuto il momento adesso di vedere in quale modo effettivamente vi dipende, in quale modo preciso. E allora rifacciamo il disegno dell'altra volta. E quindi ricordiamo il moto circolare uniforme da cui il segnale elettrico deriva. Praticamente proiettiamo sull'asse dei tempi il segmento PH, ti ricorderai, diciamo alfa l'angolo che il raggio vettoreo P forma con l'asse, diciamo con l'asse orizzontale. OP è un vettore rotante e se proiettiamo PH nel tempo praticamente otteniamo la sinusoide che sarebbe proprio il nostro segnale elettrico. E allora se possiamo rifare quel disegno di prima, se il segnale elettrico parte da A, nel caso in cui parte da A, e nel caso in cui parta da A, praticamente PH, la misura del segmento PH nel tempo, descrive una sinusoide. Vediamo quale sia l'espressione analitica. Cioè, PH, la misura di PH, espressa come funzione del tempo. Anzi, come funzione del tempo, in questo caso la chiamiamo A, perché indichiamo il generico segnale elettrico che può essere in tensione o in corrente, lo indichiamo con A. E quindi diremo che pH è A di T, va bene? Istante per istante ci descrive la lunghezza del segmento pH, che prima si ingrandisce, arriva a un massimo, che è l'ampiezza del segnale elettrico e che indichiamo con A, poi diminuisce, diventa negativo, eccetera, esattamente una sinusoide. Allora, e come possiamo fare a vedere quale sia l'espressione che varia istante per istante della misura del segmento pH? Beh, consideriamo il triangolo rettangolo OPH. Vedi che OPH è un triangolo rettangolo? Vedi l'angolo alfa? Applichiamo il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli. Ti ricordo che esso afferma che in ogni triangolo rettangolo la misura di un cateto è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto o per il coseno dell'angolo adiacente. E allora, ad esempio, vediamo PH. PH, vedi che è un cateto. PH è il cateto verticale, OH è il cateto orizzontale e OP è l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Ipotenusa, ti ricordo, che la cui misura indichiamo con A. E allora, se applichiamo al triangolo rettangolo OPH il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli, vedi qua vuol dire OPH a due punti, cioè consideriamo il triangolo rettangolo OPH, non vuol dire quei due punti non stanno per diviso, consideriamo il triangolo rettangolo OPH, applichiamo il primo teorema fondamentale sui triangoli rettangoli che è quello che io ho appena enunciato. E allora, la misura del cateto PH, che quindi noi indichiamo così, la misura del cateto, non il cateto, la misura del cateto, attenzione,
è pari al prodotto della misura dell'ipotenusa, che è OP, per il seno dell'angolo opposto, cioè sen alfa, perché abbiamo chiamato alfa l'angolo A, no? OP sen alfa. Ci siamo? Ma a questo punto, vedi, la variazione nel tempo del segnale elettrico è velata, è nascosta, c'è, è implicita, c'è ma non si vede come il trucco. Perché, diciamo, pH, la misura di pH, cioè che noi chiamiamo A di T, dipende dal tempo, ma non si vede, perché sembra che dipenda solo da alfa. Ma tu sai benissimo che ho più un vettore ruotante che ruota, e se ho più ruota, alfa varia nel tempo, e quindi è vero che A di T dipende da alfa, ma alfa a sua volta dipende dal tempo, quindi è chiaro che A di T dipenderà dal tempo. Esisterà un'espressione analitica di A di T, cioè che istante per istante ci fa vedere come dipende dal tempo. E allora, lo vediamo subito, sveliamo questa dipendenza temporale ancora per il momento velata. E allora, ricordiamo la definizione di velocità angolare del moto circolare associato che poi fa da pulsazione per il segnale elettrico. Ti ricordo, dalla teoria del moto circolare che tu avrai studiato già a partire dalla seconda, del liceo scientifico, che ora però cancelliamo la sinusoide perché se no non posso scrivere più nulla, e sappiamo che omega, velocità angolare, dunque pulsazione del segnale elettrico, è uguale a alfa, ad alfa diviso t. E allora, se io inverto la formula, posso ricavare alfa. Alfa è uguale ad omega per t, vero? Alfa uguale omega per t. Per cui, se schiaffo al posto di alfa omega per t, guarda che cosa succede. Succede che A di t, cioè l'espressione analitica del segnale elettrico che io voglio ricavare, è pari a OP sen alfa. La misura di OP è uguale ad A e quindi A sen alfa, ma alfa è uguale a omega t, come vedi dice qua, e quindi A seno di omega t. Ecco l'espressione analitica del segnale elettrico, vedi la sua, abbiamo esplicitato la sua dipendenza temporale, l'espressione analitica del segnale elettrico, quando però il vettore rotante parte da A. Ci siamo? Semplicemente A seno di omega t. Semplicemente dobbiamo aggiungere in questo caso l'espressione più generale, e se il vettore OP non parte da A ma parte da una qualunque altra posizione iniziale, cioè vedi, per esempio facciamo questo caso qui, disegniamo soltanto la circonferenza per semplicità, e io ammetto che il vettore rotante OP non parta da A ma per esempio da questa posizione qui. Da qui poi comincia a ruotare con velocità angolare omega e la sua espressione sarà A di t uguale, da questo istante in poi, sarà A di t A seno di omega t. Però, se parte da qui, come posizione iniziale, vedi, non ha il punto A, ma il punto A primo, io devo identificare la posizione di A primo con un angolo. Per esempio, indico con φ l'angolo residuo, a partire dal quale poi descriverà l'angolo alfa che varia nel tempo, come abbiamo detto prima. E allora vedi, l'espressione analitica del segnale elettrico non è in generale A seno di omega t, questa espressione va bene se e solo se il raggio vettore parte da A. Se parte da qui, la cui posizione possiamo indicare con l'angolo, per così dire, residuo φ, allora dobbiamo scrivere A seno di omega t più phi, perché l'angolo totale non è omega t, cioè l'alfa di cui abbiamo parlato prima, ma a questo bisogna aggiungere l'angolo phi che denota la posizione iniziale. Ecco, in alcuni testi, infatti, l'angolo phi viene detto fase iniziale, ma a me questa parola iniziale non piace. Chiamiamolo semplicemente angolo di fase o ancora più semplicemente fase. La phi è quindi l'angolo residuo che definisce la posizione iniziale. Quindi l'espressione analitica del segnale elettrico è A di t uguale A seno di omega t più φ. I parametri da cui dipende un segnale elettrico, quanti minuti abbiamo fatto? Mi pare quasi un quarto d'ora, 10 minuti, benissimo, ci siamo allora nei tempi. L'espressione analitica di un segnale elettrico è A di t uguale A seno di omega t più φ. Quindi per questa video lezione diciamo soltanto che i parametri fondamentali da cui il segnale elettrico dipende sono tre e compaiono nella sua espressione analitica, sono A
omega e phi. A si chiama ampiezza, omega si chiama pulsazione e phi è l'angolo di fase o semplicemente fase. Quindi ampiezza, pulsazione e fase. Ma stai attento ad una cosa, questa è comunque una cosa molto importante in fisica che potremo approfondire in seguito. La dimensione fisica al segnale elettrico la dà soltanto l'ampiezza. Cioè, per esempio, se io parlo di un segnale elettrico in tensione, dirò VDT, indicando con V piccolo la tensione, perché varia nel tempo, VDT uguale V grande seno di omega T più phi. Se parlo invece di un segnale in corrente, dirò IDT uguale I grande seno di omega T più phi. Mi spiego? Cioè l'espressione analitica di un qualunque segnale elettrico, parliamo di tensione corrente, è sempre di questo tipo qui. Ma la dimensione fisica, cioè e quindi dunque anche l'unità di misura al segnale elettrico, viene data soltanto dall'ampiezza. Vedi, questa è la dimensione di una tensione, ma perché solo l'ampiezza ha le dimensioni di una tensione? Il seno è un numero puro, neanche a piangere in cinese tu al seno di un angolo puoi dare una dimensione, perché è semplicemente un numero. Questo segnale qui ha le dimensioni di una tensione perché l'ampiezza dà le dimensioni al segnale e qua si tratta di una tensione. La corrente elettrica, vedi, ha le dimensioni di una corrente elettrica perché l'ampiezza I grande del segnale in corrente dà le dimensioni al segnale. Il seno, come tutte le funzioni trascendenti in fisica, seno, coseno, tangente, logaritmo, esponenziale, devono assolutamente essere adimensionali. Quindi la dimensionalità fisica è data soltanto dall'ampiezza. Io parlerò del segnale elettrico in tensione, per esempio, che istante per istante sarà misurato dai volt perché è una tensione, ma la dimensione fisica viene data solo dall'ampiezza. Grazie dell'attenzione, arrivederci.